Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa, tutto dedicato alla marca Divella. Io ho acquistato direttamente sul loro sito, che vi lascio giù in info box, un pacco pieno di prodotti alimentari che hanno scelto loro, nel senso che voi avete una serie di scelte diverse. E potete andare ad acquistare dei pacchi che contengono un sacco di prodotti di questa marca, però non potete scegliere voi i prodotti, potete scegliere il tipo di pacco che preferite, ma all'interno di questo pacco sono già stati selezionati dei prodotti. Devo dire che quello che ho scelto io mi piaceva tantissimo, quindi sono andata a vedere bene tutti i prodotti che avrei trovato all'interno, mi interessavano tutti e quindi ho deciso di acquistarli. Sono veramente felicissima di averlo fatto perché sono un sacco di prodotti, ma direi di fermarsi con le chiacchiere e vi faccio subito vedere tutto quello che c'era all'interno di questo pacco. Mi raccomando, se volete, se vi interessa, andate a vedere il loro sito perché ci sono anche cose diverse. Io ho scelto le cose integrali, però ce ne sono anche di tantissime altre tipologie. Partiamo dai biscotti, così andiamo subito sulle cose dolci. All'interno del pacco c'erano questi che sono gli ottimini integrali. Questi sono forse i più classici biscotti ottimini perché sono quelli integrali classici che si trovano facilmente anche nella mia città. Però comunque a me piacciono tantissimo, quindi ero contenta che fossero inclusi, diciamo, nel pacco. Poi c'erano gli ottimini integrali con gocce di cioccolato, questi li avevo assaggiati perché li ho trovati nella degustabox di qualche mese fa e mi sono piaciuti tantissimo, li avevo anche già finiti, quindi sono felice di poterli mangiare di nuovo. Poi un altro prodotto che non conoscevo ma sono sicura che mi piacerà sono questi croccanti frollini con farina integrale, cacao e nocciole. Sono sicura che sono buonissimi anche se io non li ho mai assaggiati. Poi mi incuriosiscono anche tantissimo questi ottimini croccanti integrali ai sette cereali. Questi qui ai sette cereali non li ho mai assaggiati e non li ho neanche mai visti, quindi per me è un'assoluta novità. Poi un altro pacco di biscotti integrali, nuova ricetta, sono anche questi ai cereali e si chiamano Non ti scordar di me. Questi mi attirano tantissimo, devo dire che forse mi attirano anche più degli altri, quindi credo che quando finirò il pacco di biscotti che ho adesso aperto, che sto mangiando a colazione, poi aprirò questo. Un altro prodotto contenuto nel pacco, ma che io non conoscevo, sono questi snack con farina integrale, si chiamano filastrocchie, sono con semi di girasole, di sesamo e di papavero. Questi, secondo me mi piaceranno tantissimo. Credo che siano un po', tipo dei cracker o comunque dei sostituti dei grissini, insomma, quelle cose che potete andare a mangiare, a tavola accompagnandolo magari a un secondo, insomma, un contorno, qualcosa di questo genere. E davvero questi mi ispirano molto. Infatti, quando ho visto che nel pacco c'erano anche queste cose un po' nuove, un po' particolari, sono stata ancora più incuriosita e invogliata ad acquistarlo. Poi un'altra cosa che davvero mi attira molto sono questi pan crostino con farina integrale. Questi possono essere usati come sostituto del pane. Sono confezionati singolarmente, non so se riuscite a vederli. Comunque vi faccio vedere dietro l'immagine, sono così e sono certa che mi piaceranno. Poi un'altra cosa nuova, almeno per quanto mi riguarda, è questo pacco di Tris di cereali farro e orzo. Questi sono veramente quei prodotti che davvero mi piace utilizzare perché sapete che io non sono una grandissima amante della pasta, anche se tra un po' vedrete un sacco di pasta, ma che preferisco i risotti. Quindi mi piace molto l'idea di assaggiare questo Tris di cereali. Ne ho addirittura due confezioni, quindi per un bel po' sono a posto. Poi c'erano due confezioni di passata rustica di pomodoro. Eccola qua.
Queste sono quelle cose che io utilizzo tantissimo in cucina perché faccio il ragù, faccio le polpette col pomodoro, faccio il sugo di carne, sugo il pomodoro e basilico, faccio un sacco di cose io col pomodoro e quindi addirittura due bottiglie da 720 ml, quindi sono contentissima. Adesso vi faccio vedere un pochino di prodotti in scatola che erano contenuti all'interno del pacco e che sono contenta di provare. Qua abbiamo i pomodorini con la buccia 100% italiani, due confezioni. Questi magari li utilizzerò per condire la pasta oppure da accompagnare al pesce, insomma, per fare qualche ricettina di questo genere. Poi una scatola di polpa fine di pomodoro, anche questa è una di quelle cose che comunque utilizzo tanto in cucina. Poi ci sono due confezioni di filetti di pomodoro senza buccia. Questi io non li ho mai assaggiati, devo dire che mi incuriosiscono molto e credo che mi potrebbero piacere magari insieme agli zucchini o insieme al pesce, alla carne, insomma qualcosa di questo genere. Però devo dire che mi attirano molto e anche di questa ce n'erano due confezioni. Poi c'è una confezione di zuppa lessata di legumi con farro. Anche questa credo che mi piacerà tantissimo, perché sono quelle cose che comunque io consumo abbastanza abitualmente. Come potete notare, sono quasi tutti prodotti che per me sono nuovi, quindi l'idea di acquistare questo pacco è stata anche dettata dal fatto che tanti prodotti non li conoscevo, non li avevo mai visti e volevo provarli. Poi abbiamo una confezione di cocktail di legumi lessati, credo che siano già pronti da consumare, quindi già diciamo cucinati, basterà scaldarli. E credo che anche questi li apprezzerò moltissimo. Adesso passiamo alla pasta. Devo fare una piccola premessa. Ci sono un sacco di pacchi di pasta di diversi formati. Mi hanno mandato 4 pacchi di spaghetti, 4 pacchi di orecchiette, 2 pacchi di penne. Quindi ci sono veramente tantissimi pacchi di pasta. Però io vi farò vedere un pacco solo per formato, perché altrimenti non finiamo più. Quindi ve ne faccio vedere uno, ma sappiate che molti pacchi erano 4, alcuni erano 2, però insomma ce n'erano veramente tanti. E si tratta di pasta solo integrale, perché noi adesso ci siamo dati alla pasta integrale, mangiamo solo esclusivamente pasta integrale. Io ne mangio pochissima perché sapete che non sono un amante della pasta, però comunque ho deciso di fare un pochino di scorta. Quindi cominciamo da un formato classico che sono i fusilli. Questi sono ottimi conditi secondo me in tutti i modi, con le verdure, col sugo, col pesto. Veramente i fusilli, secondo me sono un sempreverde. Poi all'interno del pacco c'erano le mezze maniche integrali. Queste anche devo dire che io le ho apprezzate tantissimo, soprattutto in passato, e sono quei formati di pasta che io ritengo leggermente diversi dal solito e che quindi apprezzo. Poi un altro formato classico sono le penne integrali, ma sono quei formati che comunque piacciono sempre, che si possono condire un po' in tutti i modi. Poi un formato di pasta che sinceramente a me non piace più di tanto, ma che è molto apprezzato invece dalle persone della mia famiglia, sono gli spaghetti. Devo dire però che gli spaghetti integrali mi piacciono molto di più degli spaghetti bianchi, quindi se io proprio devo mangiare gli spaghetti, voglio che siano integrali. E sicuramente questi mi piacerebbero perché sono un po' più spessi, quindi non sono quegli spaghetti sottilissimi che io non sopporto, ma sono quelli un pochino più grandi, quindi sicuramente questi mi piaceranno. Poi il mio formato di pasta preferito sono le orecchiette. Lo so che è una cosa strana detto da una genovese, ma io amo le orecchiette, le amo in tutti i modi, con le cime di rapa, con il sugo, con le verdure, mi piacciono veramente in tutti i modi e queste sono integrali. Devo dire che io faccio veramente fatica nella mia città a trovare le orecchiette integrali. E sono contenta che in questo pacco ce ne fossero addirittura 4 confezioni, quindi sono felicissima. E come ultima cosa vi faccio vedere.
vedere un altro formato abbastanza classico che sono le tagliatelle, però sono integrali, quindi anche in questo caso abbiamo un formato di pasta integrale che io non trovo tanto facilmente, perché le tagliatelle bianche si trovano ovunque, ma quelle integrali non sono così semplici da trovare, almeno non nei supermercati che frequento io. E quindi sono contenta, ce n'erano due pacchi in questo caso. Questi sono tutti i prodotti di Vella che erano contenuti all'interno del pacco. Come vi ho detto, una selezione che fanno loro, quindi voi potete scegliere soltanto la combinazione di prodotti che preferite, ma davvero c'è un'ampia scelta. Se volete potete prendere anche soltanto i biscotti, poi ci sono i sapori mediterranei, quindi la farina bianca, un sacco di pasta, di pomodoro, insomma veramente tantissime cose. Trovate tutto nel sito. Ve l'ho lasciato giù in info box, andate a dare un'occhiata perché è davvero interessante. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.